Ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi andremo ad aprire il calendario dell'avvento del libro Shè, bello pesantuccio. Allora, sulle labbra ho indossato questo gloss di Fenty Beauty, il Gloss Bomb. Bellissimo, profumatissimo, confortevole, bellissimo. Allora, andiamo ad aprire insieme questo calendario. Oddio, che bello! È bellissimo. Allora, cominciamo dalla prima casella. Come al solito non mi sono spoilerata nulla. Allora, numero 1. Ok, questo è un gommage scrub, è uno scrub. Mamma mia, che può essere utilizzato sia per il corpo che per il viso. Mi piace rimetterli dentro la scatola, sono bellissimi. Poi vediamo casella numero 2. Dove sta? Eccola, è pure bella grande. Eccola qui. Allora, tiriamola fuori. E vediamo cosa c'è. Un bagno schiuma Winner Apple. Sentiamo la profumazione. Mamma mia, sa di Avete presente le caramelle Golia, quelle al caramello? Ecco, questa è la sua profumazione. Vediamo se c'è scritto a che cos'è. No, Winter Apple, solo questo, Apple dice. Comunque caramello sembra, cioè, buonissimo. Allora, io ho già provato parecchi prodotti del libro Shè, primer, creme, e mi sono trovata bene. Quindi ho voluto acquistare questo calendario appunto per, magari, appunto per riprovare alcuni prodotti che negli anni magari non ho più provato. Poi... casellina numero 3. 3, l'avevo vista prima. 3. Eccola, anche questa bella grande. Apriamola insieme e vediamo cosa c'è. Ok, questa è un'acqua micellare Sensitive Camomile. Alla camomilla, sicuramente. Sì, si sente tantissimo questa camomilla. E sono perlomeno questo e il bagnoschiuma sono delle mini size. Vediamo, casellina numero 4. Questa è piccina, sembra tipo quella della prima casella. Oh, si è aperta. Ok, vediamo cosa c'è. Allora, qui io ho già provato di questi la crema e il siero viso, e questo è il gel detergente viso, sempre della stessa linea Hydra Vegetal. Curiosissima di provarlo. Poi casellina numero 5, eccola, bella grande. Sono particolarissime questi packaging esterni, perché hanno tipo tutte stelline, queste. Questo è credo sia un'acqua profumata al melograno. Sì, è un'acqua buonissima, è un'acqua profumata al melograno. Mamma mia, che buona. Poi casellina numero 6, piccolina qui giù. Ok, una matita nera, sempre comoda, un Kajal pencil, bellissima, mini size anche questa. Poi casellina numero 7, eccola qui, questa è bella grande. Ok, anche questo è pure è un bagno schiuma, che già l'ho provato, di questa fragranza, buonissima. Mamma, oddio che buona!
Questa è Magnolia, sì, ricordavo. Buonissima anche questa. Allora, casellina numero 8, piccola come la 6. Vediamo cosa c'è dentro. Ok, un profumo. Ottimo perché sì che è una mini size, ma anche lo spruzzino. Oddio, che buono! Come si chiama questo? Eau de Parfum. Non so pronunciare il francese. Plein Soleil. Non so. Buonissimo comunque. Poi, casellina numero 9, che è qui. Questa è un po' leggera, vediamo cosa c'è dentro. Ok, qui c'è la crema idratante in mini size dello stesso prodotto che abbiamo trovato prima, Hydra Vegetal. Abbiamo trovato il gel e adesso la crema idratante. Questa super promossa, so che vado sul sicuro ad utilizzarla. Poi, casellina numero 10. Questa è un po' più pesante. Uno smalto. Il Brochet comunque è noto per gli smalti. Bello anche questo colorino. Questo malva. Casellina numero 11. Questa è grande e pesa pure. Vediamo cosa c'è. Ok, un altro scrub. Un altro scrub, mi sembra leggermente più grande di quell'altro, non voglio dire una stupidaggine. Ok, casellina numero 12. Questa, eccola, oddio, c'è disegnato una renna, ma è bellissima. Sì, mamma, guarda. Vediamo qui cosa c'è. Ok, questa è una crema. Oh, scusa, aspetta, mamma. Questa è una maschera purificante, beh, buonissima da aggiungere alla mia collezione. E sa di menta. Non voglio dire una stupidaggine, ma sa di menta. Sì, menta bio, vabbè, menta. Che buona. Allora, casellina numero 13, che si trova qui. Anche questa bella pesante. E abbiamo un altro bagnoschiuma. No, bugia, è uno shampoo nutriente. Per capelli secchi. Ok, quindi questo posso regalarlo magari a mia mamma. Buono il profumo, non è neanche forte. Ok, allora, casellina numero 14, eccola qui sopra, questa pesa abbastanza. Vediamo cosa c'è. Ok, un bagno doccia. Bello il packaging, mamma mia, proprio natalizio. E c'è scritto Bandus. Ribes dovrebbe essere. Oddio, la mia faccia da estasi. Ragazze, è buonissimo. Cioè, sa di rose e ribes rossi. Buonissimo questo bagnoschiuma. Ok, allora, casellina numero 15, 16, 15. Eccola, piccolina e pesantuccia. Ok, questo è un balsamo labbra, sempre così stile natalizio. Ed è la stessa profumazione del bagnoschiuma che vi ho appena fatto vedere. Ci piace, ci piace. Casellina numero 16. Ok, questo è allora, quei gommaggi che abbiamo trovato prima sono per il viso e mani, mentre questo è un diciamo scrub balsamo corpo set butter skin extra skin burro di karité.
Oddio, che buono, questo sì. Questi progettini me li metto subito in doccia e li provo subito, già da stasera. Ok, allora, poi caselline, che è casellina numero 13? Argan e rosa, crema per mani. Oddio, ragazze. Mamma mia. Mamma, argan e rosa. Ma faccia tutto fuori, faccia tutto. Ma vuoi? Premi quelle. Mamma mia, che buona, ragazzi. È buonissima. Vuoi? Ok, allora. Aspetta, mamma, dopo te la metto. Passiamo alla casellina numero 18. 18, eccola. Allora, qui c'è un mascara. Oddio, io questo già l'ho provato e mi piace tantissimo. Sexy, sexy pump, extra volume. Mi piace tantissimo questo mascara. Già l'ho provato. Anche altri mascara della loro linea ho provato e mi piacciono tantissimo. Allora, casellina numero 19. Questa è una crema... Ah, correttiva, una crema verde correttiva. Poi, numero 20. Un altro profumo. Cure de Noix. Buonissimo. Questo, anche se questo mi sembra più maschile. Poi, casellina numero 21. Allora, questo è una Monster, una Hydration Moisturizing Aloe Vero e aloe Vero. Buona anche questa. Casellina numero 22. Ok, questo è un riparatore, un balsamo riparatore per capelli. Questo pure, a che cos'è? Universo del Madonna? Argan. Ok, arriviamo alle ultime due caselline. Allora, casellina numero 23. Bellissimo questo smalto borgogna, bello. Casellina numero 24. Un rossetto sembra rosso. Vediamo se è rosso e è spettacolare, cioè. Se lo riesco a aprire. Sì, ragazzi. È bellissimo. Oddio, che bel rosso. Bene, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto e quando proverò questi prodotti ve lo farò sapere. Iscrivetevi al canale e mettete un mi piace e andatemi a seguire anche su Instagram. Mi chiamo Lidia Antonangeli. Grazie, ciao ragazze!